Hai visto Berlusconi? No. No, non l'ho visto. Arriva Silvio Berlusconi in Puglia. Il leader di Forza Italia affronta di persona una piazza complicata. Dopo lo strappo con l'ex delfino Raffaele Fitto, qui alle prossime regionali il centrodestra si presenta diviso. Da un lato Adriana Poli-Bortone, su cui il Cavaliere ha puntato tutto, e dall'altra Francesco Schittulli, sostenuto dai ricostruttori. La giornata però inizia subito con un imprevisto. L'ex premier si fa aspettare. Non è arrivato, arriverà stasera. Questo è il Palace Hotel di Bari, qui è previsto che Berlusconi trascorra il suo soggiorno in Puglia. Era atteso per questa mattina a Bari, ma un malore lo ha trattenuto a Roma. Il cambio di programma ha fatto saltare incontri e colloqui privati con i fedelissimi pugliesi e un comizio a Foggia, dove avrebbe dovuto salutare elettori e candidati forzisti. Intanto chi lo aspettava per le prime ore della giornata inganna il tempo alla ricerca di certezze sull'agenda. Speriamo che la febbre le passi, con una buona dose di tachipirina può essere che arrivi. Siccome la pensiamo come il Presidente, che il bene alla fine trionfa sempre sul male, stasera l'avremo tra di noi. Lo aspettate? Speriamo che arrivi, insomma. Lo aspettiamo anche noi. L'ultima visita di Berlusconi a Bari risale al 2013, quando l'allora sindaco Michele Emiliano fece affiggere al balcone di Palazzo di Città uno striscione di benvenuto e un bagno di folla lo accolse per le vie di Bari. Oggi, finalmente, a fine giornata, un piccolo comitato di accoglienza prende forma sulla porta dell'hotel e l'auto di Berlusconi si materializza. Beh, sono felice di venire a dare un segno di vicinanza alla nostra candidata, che credo sia la candidatura migliore che potevamo trovare. Prima di raggiungere Bisceglie per una cena di fundraising a sostegno della campagna elettorale, si concede qualche foto e a chi gli chiede di Fitto risponde così. Chi è? Dopo il tracollo in Trentino, la Puglia diventa sempre più un test importante, ma c'è chi dice che Berlusconi stia già pensando al dopo regionali e al dopo Forza Italia. Si parla già di un nuovo soggetto politico sul modello del Partito Repubblicano Americano. Sono molto fiducioso nel buon senso, nell'intelligenza degli elettori pugliesi.